Ha visto che non sono arrivati. E lui? Sta bene. Lo sento che scalcia. Arriveranno anche qui? No, qui siamo al sicuro, te l'ho detto. Ma cosa vogliono da noi? Non lo so, vado a prenderti un po' d'acqua. No. Tranquilla. Sei al sicuro. Torno subito. Panisho sei morto. No, 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 io non sono un nemico. Sono di Leno, mi chiamo Gaetano D'Orazio. Stiamo scappando dai soldati. E mia moglie, guardi, è incinta. La prego, ci faccio entrare. Tu sei il figlio di Cosimo. Sì, esatto, Cosimo D'Orazio, dell'Oleficio. So benissimo chi era tuo padre. Se non fosse accaduto a causa della guerra, l'avrei ammazzato con le mie mani. La prego, ci faccio entrare. Per favore, stanno arrivando. A te, ma non le vedi che è incinta. Falla andrà. Aspetti un bambino? Eh sì. E ha già un nome? Se è maschio, Tommaso. Avete avuto un bel coraggio a fare un figlio sta tempo. E da quando è che siete sposati? In realtà... Non siamo sposati. Ah, capisco. Tale padre, tale figlio. Senta, la vuole smettere con questa storia? Non mi parlare così. Tuo padre non ha mai smesso di umiliarmi. Non ha mai smesso di farmi sentire uno schiavo. Ma ha fatto sempre sentire un poraccio. Attilio. Attilio. Basta. Il vero coraggio l'abbiamo avuto noi a mettere al mondo due creature. Non avevamo due pasti al giorno cati da dargli. La guerra non ci ha fatto né caldo né freddo. Poveri eravamo e poveri siamo.
Vorrei sapere che cosa direbbe tuo padre. Mo che tra me e Is non ci sta nessuna differenza. Gemma! Signore, stiamo chiudendo.
o poi tutto finisce. Come, scusi? Ah, niente. Lei non è di queste parti, vero? In realtà sono nato e cresciuto proprio qui, a Lenora. Ho passato la mia giovinezza a ubriacarmi in questo posto, quando c'era ancora il Furio. Mio nonno. E poi che è successo? Sono andato via e non sono più tornato. 50 anni che sembrano volati. E come mai adesso è tornato? Nostalgia. Vedi laggiù, oltre l'orizzonte, lo sai cosa c'è? L'America. L'America. Dicono sia il posto più bello del mondo, dove c'è tanto lavoro, tante opportunità, case alte fino al cielo e soprattutto non c'è la guerra. Vuoi andare laggiù? Sarebbe il posto migliore per farlo crescere. Ci compreremo una bella casetta e potremo vivere tutti insieme. Non lo so. Ho paura che poi mi manchi troppo Lenora. Guarda che poi torniamo. Magari quando lui sarà grande e vorrà vedere l'Italia. Me lo giuri? Che cosa? Che poi torniamo. Trasferirsi in America è stata la cosa migliore per poter dimenticare l'accaduto. Abbiamo vissuto una vita piena di bei momenti. Anche se da allora non siamo più riusciti ad avere un bambino. Sono stato accanto a lei fino all'ultimo istante. E ora eccomi qua per mantenere la mia promessa. Forse un po' in ritardo, ma l'ho mantenuta. Quando perdi la persona che ami di più, nel tuo domani non ci sarà mai un giorno come quelli trascorsi con lei. Per me ora si tratta solo di ingannare il tempo, in attesa del momento in cui la riabbraccerò. Quanto le devo? Offro io. Per la storia. Lo avrebbe fatto anche mio nonno. È vero. Ma il vino che offriva tuo nonno sapeva sempre di tacco.